No, convengo sul fatto che non è stata fatta una buona gara. Entrambe hanno cercato, secondo me, di fare una partita che avevano preparato, nel senso che noi pensavamo di poter fare una superiorità numerica un po' diversa a centrocampo, loro invece non ce l'hanno permessa, sono stati sempre sotto linea palla, hanno chiuso bene questo passaggio e all'inizio stentavamo proprio a trovare la possibilità di entrare tra le loro linee, tra l'altro si abbassavano tanto da non consentirci di entrare dentro. Abbiamo fatto anche delle cose egregie. La cosa importante era, secondo me, riuscire ad andare in vantaggio. Ovviamente dovevamo produrre di più per farlo. Avevamo fatto, no, 1 minuto e mezzo che mi lasciava ben sperare, arrembante con la rimessa laterale, lo schema su rimessa laterale che ci ha consentito di fare un'occasione importante. Poi, ovviamente, i ritmi non sono stati grandissimi, però io mi rifaccio un po' quello che ho sentito ieri a grandissimi livelli. Se si riescono a vincere partite anche non giocando ai massimi livelli, mantenendo la concentrazione in 10 senza soffrire niente, se su qualche palla inattiva, secondo me la squadra in questa fase di costruzione ci sono anche queste partite e ben vengono partite come queste dove la cattiveria, l'agonismo, la voglia di fare non è stata comunque seconda a nessuno. Diciamo le occasioni più importanti le abbiamo avute noi con Valentino e con Pisani. La palla è uscita veramente di un nulla. È stata una bella gara. Sotto il profilo tattico abbiamo interpretato la partita, penso, nel migliore dei modi, tenendo presente anche che non avevamo il mister in panchina, quindi comunque l'organizzazione poteva essere difficile. Invece abbiamo avuto un ottimo riscontro, i ragazzi ci hanno seguito e hanno dimostrato veramente grande professionismo e grandissima compattezza di gruppo. Pomigliano ha intrapreso un progetto a medio termine da sviluppare. L'obiettivo, lo dichiaro a caratteri cubitali, è sempre, soltanto ed esclusivamente la salvezza. Da raggiungere quanto prima, magari esprimendo anche un buon calcio come stiamo facendo, ma è sempre quella. La Cavese penso che abbia altri obiettivi, come giusto che stia, per storia, per tradizione e per l'organico che ha a disposizione. Penso che sia la squadra, secondo me, maggiormente accreditata a giocarsi il campionato fino alla fine. Anche in virtù di quello che ho visto oggi, ho avuto l'occasione di vedere mercoledì in Coppa Italia perché ero presente alla partita del Piccirillo col Gladiator.